Benvenuti a tutti a questo Open Day di informatica presso il Dipartimento di Matematica e Informatica. Questo Open Day è svolto in questa frangente in una forma inconsueta, proprio perché appunto siamo collegati in via telematica, ma e quindi ci scuserete se avremo dei piccoli disturbi legati alla rete e a quant'altro. Io sono il delegato per l'orientamento del Dipartimento di Matematica e Informatica e quindi vi saluto a nome di tutto il Dipartimento, ma il saluto più importante ce l'ho da subito, il nostro direttore, il professor Massimo Giulietti, a cui cedo immediatamente la parola. Non ti sentiamo, Massimo, non ti sentiamo. Grazie, grazie Sergio. Dicevo Grazie. che in realtà il saluto più importante è il tuo che fai questo grande lavoro di orientamento. Quindi grazie a te, grazie a tutti i colleghi che se ne occupano e grazie agli studenti che sono qui presenti oggi. Vi do il benvenuto al Dipartimento di Matematica e Informatica, che è la struttura che ospita i corsi di laurea in informatica. È chiaramente singolare dare il benvenuto in una struttura in questa forma, senza essere lì presenti, ma speriamo che questa situazione possa risolversi in fretta, che possiamo salutarvi di persona nei locali del Dipartimento. Sappiamo ovviamente noi, come lo sapete voi, che la didattica fatta di persona è qualcosa di insostituibile. Questa situazione di didattica telematica va bene per l'emergenza, ma non può andare bene per l'ordinario. Quindi noi cercheremo di fare il possibile per avviare in fretta la didattica in presenza. Tuttavia, come Dipartimento, come Ateneo, ci tengo a precisare che la priorità sarà sempre la vostra sicurezza e quindi ogni apertura andrà fatta con gradualità e con prudenza. Chiaramente come Dipartimento di Matematica e Informatica siamo stati pronti nel allestire la didattica telematica già 2 giorni dopo la chiusura delle scuole. Quasi tutti i corsi erano già partiti, quindi diciamo che possiamo adattarci a tutte le situazioni. L'auspicio è che, vivendo in un territorio dove il virus è stato meno violento, possiamo ripartire prima di altri atenei, ma anche questo andrà fatto senz'altro in accordo con le autorità sanitarie e con i comitati tecnico-scientifici regionali. Bene, io adesso non vi ruberei altro tempo, lascerei la parola al presidente del corso di laurea in informatica, professor Milani, e a tutti i colleghi appunto dell'orientamento che ringrazio calorosamente di nuovo per il loro lavoro. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie. Allora diamo la parola al presidente del corso di laurea in informatica, il professor Alfredo Milani. Allora, buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti a questa presentazione che è vero che siamo in situazione di emergenza e quindi, come diceva il direttore, professor Massimo Giulietti del nostro dipartimento, vogliamo avere la didattica in presenza, l'interazione personale è fondamentale, specialmente nella formazione universitaria, ma in qualche modo diciamo, come informatici, fare una presentazione totalmente digitale è una cosa che in un certo senso, diciamo, è un'esperienza che è un punto anche d'arrivo delle tecnologie informatiche. Non a caso anche il nostro dipartimento e le persone del nostro dipartimento sono state impegnate proprio in questo periodo del Covid nel fornire il supporto all'intero Ateneo per fare questo tipo di lezioni online per organizzare tutto quanto. Quindi dicevo, è vero, siamo in emergenza, però forse questa è la forma che proprio noi informatici più diciamo, esalta i risultati anche delle tecnologie
che informatiche. Allora, per la presentazione di questa parte, un attimo e mi attivo, abbiamo anche delle slide che ora faremo, diciamo così, partire. Ok, aspettate un secondo e ci siamo. Ok, vediamo se un attimo di feedback dall'altro lato. Ok, abbiamo una cosa che ci disturba quassù e quindi l'abbiamo eliminata. Ok, il nostro corso di laurea in informatica, parleremo soprattutto del corso di laurea triennale e saremo anche disponibili per domande, eccetera, e accenneremo anche a quello che è l'intera struttura dei nostri corsi di laurea, cioè il percorso triennale magistrale, un po' vogliamo anche dare un po', oltre che dei contenuti, l'idea di cosa significa laurearsi a Perugia, fare un percorso accademico nella nostra università. Allora, intanto l'informatica non ha bisogno di presentazioni, proprio commentavamo pochi giorni fa che il Covid ha imposto un'alfabetizzazione informatica fondamentalmente accelerata a tutta la popolazione e abbiamo ben presente cosa significa l'informatica che si applica, come si dice, in modo ubiquo, dovunque, pervasivo a tutti i settori della vita quotidiana. In questi giorni sostanzialmente anche nelle scuole, anche nel lavoro, l'informatica e la telematica hanno consentito di proseguire quelle che erano le nostre attività scolastiche, didattiche, di apprendimento, ma sappiamo benissimo quanto l'informatica esplicita, quella del computer, ma anche l'informatica pervasiva dei sensori, degli smartwatch, di tutti i... Questa rappresentata qui è un ambiente, uno smart environment in cui ci sono sensori per esempio per aiutare un anziano, un disabile, una persona fragile a fare tutte le attività quotidiane ed essere per esempio monitorato, interagire con l'ambiente. Quindi sappiamo che l'informatica oggigiorno si applica a tutti i settori della vita quotidiana e è forse una delle scienze che insieme alla matematica, non a caso, noi abbiamo il Dipartimento di Matematica e Informatica, questo ATICA che sta alla fine ci accomuna, ma ci accomuna anche una visione trasversale a tutte le altre discipline scientifiche. Cioè la matematica offre strumenti, in generale strumenti di calcolo, strumenti formali, oggigiorno l'informatica implementa queste cose, quindi è trasversale senz'altro alle discipline scientifiche, ma è uno strumento ormai sappiamo indispensabile anche a tutte le discipline umanistiche di ogni tipo. Non sta ora evidenziare questo aspetto, ma l'informatica, essendo una disciplina anche trasversale, è una disciplina senz'altro che offre, come sappiamo, un amplissimo parco di sbocchi e di impieghi. Allora, in un mondo in cui l'informatica è trasversale, in cui l'informatica è uno delle punte, no? Dello sviluppo tecnologico e di conseguenza anche delle applicazioni dell'informatica, dei lavori, la domanda che degli studenti potenziali che si affacciano all'università è: che fare? Beh, la risposta che diamo noi è essere protagonisti, quindi non essere semplicemente degli utenti dell'informatica, ma essere proprio la guida, coloro che guidano questo trend e che sono in grado anche di seguire, e questa è la parte più difficile in generale del mestiere dell'informatico, di seguirne le evoluzioni. La preparazione universitaria ha esattamente questo scopo: dare non solo le nozioni, ma dare anche delle basi, delle conoscenze che abbiano una durata nel tempo e che ci permettano di continuare ad andare avanti, no? Qualcuno dice: gli studi, gli esami non finiscono mai.
A informatica in realtà gli esami finiscono, ma lo studio delle nuove tecnologie non finisce mai e anzi appassionante, perché se vi piace è davvero appassionante. Barack Obama, lanciando la campagna del coding, cioè della diffusione del cosiddetto pensiero computazionale nelle scuole americane e poi anche in tutto il mondo, usò questa frase: non giocare soltanto sul telefonino, cioè sullo smartphone, programmalo, cioè non essere semplicemente un utente passivo di giochi, ma cerca di diventare quello che questo oggetto che c'è in mano lo conosce davvero e lo può anche inventare o modificare. Ok, questa slide c'è un po' la storia dell'informatica degli ultimi forse 30-40 anni, cioè fino a 30 anni fa ancora si usavano queste cose che vedete sulla destra, che sono le schede perforate, e oggi si usano queste cose che sono sulla sinistra, che sono i portatili, ma sinceramente tra pochi anni probabilmente a questa slide dobbiamo aggiungere degli elementi. Un'altra cosa che mi preme dire a persone che si affacciano allo studio: informatica e gli smanettoni. Ok, se non vi sentite smanettoni, ma vi sentite affascinati dalla matematica, dalla risoluzione dei problemi, eccetera, e dice: no, ma io non voglio fare l'informatica perché... Beh, l'informatica riguarda i computer, ha detto Ezer Dijkstra, uno dei più famosi studiosi di informatica, scomparso solo qualche anno fa. L'informatica riguarda i computer non più di quanto l'astronomia riguarda i telescopi. Cioè l'astronomo, beh, i telescopi li deve conoscere in qualche modo, li ha dovuti conoscere nel passato, ma non è quello l'obiettivo, non è lo strumento, è quello che si fa. Cioè l'obiettivo non è tanto conoscere il linguaggio X, adesso va di moda il Python, prima andava di moda il Java, prima ancora andava di moda il C. Non è quello il problema. Per l'informatico il linguaggio è uno strumento, esattamente come il telescopio è uno strumento per l'astronomo, è uno strumento per creare applicazioni, alla fine per modificare la realtà. Allora, informatica Perugia, i corsi si tengono, almeno nella situazione della normalità non Covid, al Dipartimento di Matematica e Informatica che vedete qui in fotografia, e ovviamente abbiamo biblioteche, abbiamo laboratori, eccetera. Una visione che è importante dare, ok, a livello soprattutto quando uno si affaccia all'università e non capisce bene che cosa sono queste lauree triennali, magistrali, eccetera, è questo che chiamiamo questo diagramma di flusso del controllo, cioè dalle scuole superiori l'accesso alla professione, al mondo del lavoro può avvenire direttamente con la laurea triennale. La laurea magistrale dà anch'essa accesso diretto al mondo del lavoro e se c'è un interesse a proseguire, specializzarsi, per esempio in medicina ci sono le scuole di specializzazione, in informatica ci si rivolge soprattutto al dottorato di ricerca. Qui a Perugia abbiamo una laurea triennale, una laurea magistrale e un dottorato di ricerca che teniamo in consorzio con l'Università di Firenze. La laurea magistrale dura due anni, il dottorato dura 3 anni, la laurea triennale ovviamente dura 3 anni. Tutte e tre gli sbocchi danno accesso al mondo del lavoro e il dottorato è fondamentalmente il titolo indispensabile se si vuole proseguire o nel mondo del lavoro o nel mondo della ricerca accademica, ma anche della ricerca privata. Tecnicamente alla magistrale si può accedere anche da altre lauree triennali e al dottorato da altre lauree triennali e magistrali. Allora, qual è la situazione, diciamo così, l'obiettivo della nostra laurea triennale? La laurea triennale è l'obiettivo di rispondere alla domanda di figure professionali in grado di affrontare le esigenze della società dell'informazione in uno scenario di continua evoluzione delle tecnologie.
Quindi, come vi dicevo prima, l'obiettivo è sì dare degli strumenti per andare subito nel mercato del lavoro, ma anche degli strumenti che non scadono come certi prodotti dopo pochi giorni, ma strumenti che vi consentono di adattarvi. Come vi dicevo prima, la domanda a volte che viene fatta dagli studenti: ma che linguaggio insegnate? Come se fosse... Beh, dopo un po' scoprite che il linguaggio non è un problema. Se c'è da lavorare in un certo linguaggio che non conosco, l'informatico che ha una preparazione di tipo universitario assolutamente è in grado di adattarsi, perché vede il linguaggio come uno strumento, non tanto come quel preciso strumento, ma come uno strumento più generale. Quindi, se parlando per esempio a persone che qualcosa masticano di informatica, se cerchi un costrutto iterativo, quello che permette di ripetere le istruzioni, beh, ci sono in tutti i linguaggi, ci sono differenze sintattiche, non è quello il problema è sapere dove cercare, dove guardare. Per esempio, un'altra cosa che contraddistingue per esempio l'approccio è: non è un problema guardare il manuale per un informatico, assolutamente. L'esperto di un linguaggio non conosce a memoria tutte le istruzioni, ma sa esattamente cosa cercare quando ne ha bisogno. Allora, diamo un attimo un po' l'idea di come è strutturata la nostra laurea triennale. Diciamo che questo schema ci accomuna un po' a tutte le lauree triennali in informatica nazionale, perché si deve uniformare anche a alcune prescrizioni di legge, diciamo. Ovviamente Perugia ha le sue caratteristiche che ora cerco di evidenziarvi. Allora, i primi due anni hanno, oltre agli insegnamenti informatici, anche quegli insegnamenti matematici, fisici e per esempio in questo caso vedete anche di lingua inglese di base, che servono poi a capire e a comprendere, diciamo, in maniera corretta quello che poi viene anche spiegato nei corsi di informatica, ma servono soprattutto anche avere gli strumenti per modellare la realtà, per esempio analisi matematica, matematica discreta, lingua inglese sono alcuni dei CFU di base. Addirittura abbiamo 24 CFU su questi argomenti di analisi matematica discreta. Il corso di architettura degli laboratorio vede, diciamo, un primo approccio a quelle che sono le architetture hardware, quindi linguaggi assembler, linguaggi macchina, organizzazione hardware del laboratorio e anche elementi per esempio di reti logiche e reti combinatorie, quindi i circuiti binari, diciamo, che costituiscono la base del computer in sostanza. L'approccio dell'informatico è diverso per esempio da quello dell'ingegnere elettronico. L'ingegnere elettronico è interessato al funzionamento a basso livello magari del flip flop o del semiconduttore, noi siamo interessati al funzionamento logico di questo oggetto, ok? Programmazione 1 col laboratorio, programmazione 2 col laboratorio sono, diciamo, l'entry level informatico del primo anno. Programmazione 1 si studia fondamentalmente attraverso il linguaggio C, là è il primo ingresso nella programmazione, quella che chiamiamo programmazione imperativa. Programmazione 2 è caratterizzata principalmente dalla programmazione ad oggetti. In questi anni si insegna il linguaggio Java, per esempio. Anni passati si utilizzava il linguaggio C++. Come vi ho detto, non è un problema di linguaggio, ma di cosa si impara, no? Quindi nella programmazione 1 abbiamo i costrutti programmativi di base, programmazione 2 l'approccio ad oggetti. Il secondo anno è caratterizzato ancora da alcuni corsi di servizio, ma di base, di tipo matematico fisico, quindi abbiamo fisica, 6 crediti di calcolo di probabilità e statistica e 6 crediti di calcolo numerico. In calcolo numerico che cosa si studia? Si studiano per esempio i metodi per approssimare i calcoli. I calcoli introducono sempre degli errori
per esempio i corsi di calcolo numerico vi spiegano le tecniche per, sia per risolvere, per effettuare questi calcoli, ma anche per valutare il tipo di errore che si può commettere. E poi abbiamo corsi, diciamo, informatici puri, ingegneria del software, in cui si impara a descrivere, a, diciamo così, affrontare un progetto software in maniera, tra virgolette, industriale. Sistemi operativi col laboratorio, che è la parte di corso, è il corso in cui si affronta un altro grosso aspetto dell'informatica, l'informatica come sistema, non tanto come programmazione, produzione di software, ma come uso e organizzazione di sistemi. Algoritmi e strutture dati col laboratorio è il corso che invece studia le metodologie, diciamo, di risoluzione dei problemi, e linguaggi formali e compilatori, appunto, vi dicevo, è uno di quei corsi, secondo me, che ha una valenza più a lungo termine, perché si studiano gli approcci ai linguaggi. Normalmente io dico sempre, ci sono due livelli di informatico, cioè l'informatico che usa i linguaggi, ma alla fine c'è anche l'informatico che i linguaggi li inventa, che li inventa, che li può produrre. E linguaggi formali e compilatori vi dà una serie di nozioni di base per andare, come dire, dentro il linguaggio, dentro il compilatore, dentro l'interprete, non semplicemente essere dei brutti programmatori, se mi passate questa espressione. Un corso che è stato introdotto da alcuni anni e che ormai è un corso stabile, è diritto dell'informatica e delle comunicazioni. Sapete che oggigiorno questioni di privacy, questioni di reati informatici, questioni, per esempio, la validità di un contratto fatto con la firma digitale, sono nozioni che un informatico deve conoscere. Allora, il terzo anno, terzo e ultimo anno, abbiamo il corso fondamentale di architettura reti, basi di dati e sistemi informativi, sistemi aperti distribuiti, e poi abbiamo una serie di esami a scelta, in questo caso 12 CFU tra questi che vedete qua a scelta, in cui recentemente abbiamo introdotto Introduzione alla sicurezza informatica e l'intelligenza artificiale. Questi due in particolare hanno lo scopo non solo di dare delle nozioni di base di questi due argomenti, che sono sempre più importanti, ma anche di preparare agli indirizzi che abbiamo creato nella laurea magistrale. C'è poi programmazione 3, sistemi di realtà virtuale e una serie di scelte tra attività affine integrative, per esempio reti di calcolatori e tecniche di acquisizione dati. Su tecniche di acquisizione dati ci riferiamo, per esempio, ai dispositivi che vengono usati in ambito scientifico, per esempio per acquisire dati, immaginate temperatura, pressione, altri dati che possono essere di interesse, per esempio, per monitorare un qualche fenomeno. È poi previsto, come in tutte le lauree, questo l'avrete già sentito se vi siete informati, sono previsti 12 crediti a scelta che corrispondono a due esami fondamentalmente, dove la scelta può variare in tutta l'Università di Perugia oppure in alcuni degli esami che non avete selezionato tra quelli obbligatori. Infine è previsto uno stage di 150 ore per la triennale, che corrispondono in questo caso corrispondono a 6 crediti, e infine la tesi, la prova finale. Allora, due parole sulla laurea magistrale. Di questo organizzeremo anche eventi di divulgazione ulteriori. Quest'anno partirà la nuova laurea magistrale in informatica con due indirizzi principali, che è il cui accesso viene direttamente ottenuto frequentando la nostra triennale. I due indirizzi sono intelligenza artificiale e cyber security. Tecnicamente gli indirizzi si chiamano curricula. Questi curricula, vedete, hanno dei titoli in inglese perché i corsi
potranno essere tenuti in inglese nel caso di presenza di studenti stranieri. Questa è una scelta di internazionalizzazione che abbiamo fatto anche per creare un ambiente in cui ci sia una circolazione di studenti e di tipo internazionale. Quindi ci riferiamo sia agli studenti Erasmus che a studenti di altro tipo. Non vado nel dettaglio, ma vi dico semplicemente proprio questo lato, il lato internazionalizzazione. Se venite a frequentare informatica a Perugia, ci sono svariate attività. Una è quella, diciamo, pervasiva un po' a tutta l'università, che è la possibilità di Erasmus. Ok? L'Università di Perugia in generale è convenzionata con più di 30 sedi europee. Queste sono le sedi in cui tipicamente facciamo, inviamo studenti a Aachen, Aquisgrana, Hamburgo, Delft, Budapest, Iași, che è in Romania, Helsinki, che è in Finlandia. E non sto adesso a evidenziare le varie possibilità. In queste sedi abbiamo, diciamo, attivi corsi di informatica in cui tipicamente i nostri studenti si recano. Per esempio Poznan in Polonia ha un dipartimento di informatica con cui ci sono stati notevoli scambi, tra l'altro anche molto, diciamo, interessante come struttura e come tipo di lavoro che viene svolto lì. Ovviamente in Erasmus lo studente parte, tipicamente lo fa magari non esattamente il primo anno, ma il secondo o il terzo, e si reca nell'altra sede a svolgere un semestre e a dare degli esami che gli vengono riconosciuti nel nostro corso di laurea. Un'altra attività di internazionalizzazione che abbiamo è un accordo ormai da circa 10 anni, forse più, è stato attivato ormai da più di 10 anni, ma con la Hong Kong Baptist University. Questo implica due tipi di movimenti: studenti italiani di Perugia che si recano a Hong Kong, tipicamente nel periodo estivo, e viceversa studenti di Hong Kong che si recano a Perugia. È anche possibile svolgere tesi di laurea in collaborazione. Questo per esempio è il programma di scambio dello scorso anno. Chiaramente quest'anno il programma è stato sospeso per i noti motivi del Covid. Ok, questo era il gruppo dell'anno scorso che festeggiava la fine del corso estivo, in cui, ecco, è da dire, gli studenti di Hong Kong vengono in Italia e durante il mese e mezzo in cui permangono nel nostro dipartimento c'è anche un'interazione, cioè per esempio chi ha voglia ed è curioso può fare il tutor volontario e quindi partecipa alle iniziative. Sto parlando degli studenti italiani. C'è una interazione e questi studenti di Hong Kong svolgono anche attività di tirocinio presso delle società, delle aziende umbre e, diciamo, del circondario. Ci sono anche altre attività che vengono svolte dai nostri studenti. In particolare, per esempio, le challenge, no? Le gare. Già 7 anni fa una delle nostre squadre ormai tutti sanno cos'è un hackathon, no? È quella gara che si svolge in maniera ininterrotta nel giro di 1, 2, 3 giorni, in cui varie squadre si sfidano per produrre per esempio un'app. Nel 2013 c'è stato il primo hackathon universitario italiano organizzato da Google Italia e ci vantiamo di essere arrivati terzi su oltre 23-24 università italiane. E questa è un'altra attività che abbiamo fatto in occasione di Todi Happy Days. Nelle due edizioni avevamo uno showroom in cui mostravamo applicazioni. Questo era per esempio un robottino automobile che era in grado di riconoscere e seguire segnali stradali e altre piccole, diciamo, demo di risultati e applicazioni di ricerca. Questo è un risultato che una squadra nostra ha ottenuto al Cyber Defense Discovery Camp, due squadre, seconda e terza alla finale di Singapore. C'era una sfida di cyber security e le nostre due squadre si sono piazzate e difese onorevolmente.
Questo è un altro virtual hack, recentissimo tra l'altro, si è svolto il 24 e 26 aprile in collaborazione con la Hong Kong Baptist University e la National University Chung Hong di Taiwan, e abbiamo e ci vantiamo di aver avuto la seconda squadra classificata in assoluto e una delle squadre in cui c'erano persone del nostro dipartimento, cioè studenti, è stata classificata al Best Technology and Business Management Innovation Award. Questi erano i ragazzi secondi classificati, Gionangeli, Acciari, Fidati, Pasquarelli e questi loro compagni, perché le squadre sono state formate miste, qui ora sono un po' scuri, c'erano almeno altri quattro membri tra Hong Kong e Taiwan, e vedete avevano preso ognuno un avatar, vabbè, hanno vinto il premio per questa app ispirata, diciamo, al Covid, per fornire una guida per il viaggio sicuro. Ok, finisco, forse sono andato lungo, penso. Sergio, dimmi te. Va benissimo, perfetto. Okay. Abbiamo tempo fino alle 6, tranquillamente. No, va bene. Volevo comunque... qui manca una S, perché la slide si riferisce al periodo di stage e di stesi. Durante l'ultimo anno di studio alle laureandi in informatica avrei offerto la possibilità di fare stage in aziende del settore. Cosa bella dell'informatica è che non ci siamo fermati nemmeno col Covid, nel senso che chiaramente... ve lo immaginate facilmente fare uno stage, un tirocinio telematico per un informatico è molto più facile che per un infermiere, chiaramente, no? Abbiamo questo, diciamo, vantaggio. Allora, cosa fa uno nell'azienda, per esempio? Conosce, per esempio, l'azienda, cioè non solo impara nozioni e partecipa in un gruppo di lavoro, magari a un progetto applicativo particolare, ma ha l'occasione di conoscere in un ambiente, diciamo così, protetto. Dico protetto perché un conto è partecipare a uno stage, cioè un conto è fare un lavoro come dipendente, un conto è farlo come stagista, e quindi molto spesso una cosa molto classica che succede è che l'azienda offre allo studente di rimanere e lavorare successivamente. Questa è un'altra attività, per esempio, non c'è in realtà la ricerca del posto di lavoro non è un grosso problema per l'informatico, cioè trovare, abbiamo il 100% di occupati a un anno, ma il problema è trovare occupazioni di qualità, ok? Questo è un esempio di un hiring day che abbiamo organizzato, per esempio, l'aprile scorso, in collaborazione con questa azienda, che è una delle maggiori aziende mondiali, l'IBM, e l'IBM ha offerto sia nell'Hiring Day, ovviamente era interessato a offrire assunzioni dirette, ma era anche interessato a offrire esperienze di tesi, per esempio. Quindi c'è la possibilità anche di andare in aziende che abbiamo, tra virgolette, filtrato e con le quali il nostro corso di laurea ha stipulato degli accordi. Quindi i sbocchi occupazionali non sono un problema. Quello che secondo me l'informatico deve guardare, uno, io direi, a non fermarsi alla laurea triennale, ma costruirsi, diciamo, una preparazione solida, e poi nemmeno fermarsi al territorio, almeno inizialmente nella sua carriera. Cioè è molto importante fare esperienze di qualità, piuttosto che andare a lavorare, faccio per dire, nella dittarella di informatica che mi dà subito il lavoretto, ma poi la mia professione, il mio sviluppo di carriera rimane lì, insomma. Quindi l'impiego interessante è quello in aziende nazionali, aziende internazionali, ovviamente anche in aziende locali, ma diciamo è bene avere lo sguardo lungo. Infatti, per esempio, oggigiorno, no, si parla di STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, sono diciamo, gli orientamenti più richiesti. Anche la matematica non è solo insegnamento, la matematica è anche modellazione. Il problema è soddisfare la richiesta dell'informatica.
Il 58% di tutti i nuovi lavori nell'area STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, sono in informatica e solo il 10% dei laureati in quest'area sono informatici. Posso dire che io ho continuamente richieste di aziende, sia la ditterella che vi dicevo, ma anche aziende importanti che richiedono informatici e non siamo in grado di produrre abbastanza informatici. Allora, come si lavora come informatico? Vabbè, dipendente in ambito di progettazione, di gestione di sistemi, sia in imprese informatiche, ma anche in pubbliche amministrazioni. Molto spesso ci sono concorsi e anche laboratori di ricerca che utilizzano sistemi informatici complessi. Noi abbiamo un sacco di ragazzi che sono stati, per esempio, assunti dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha sede anche a Perugia e che utilizza pesantemente sistemi informatici. Per esempio, il classico, le elaborazioni dei calcoli del CERN di Ginevra richiedono mesi e mesi, ma soprattutto richiedono sistemi e infrastrutture informatiche molto importanti. L'informatico può anche lavorare come libero professionista. Ormai è consolidata la pratica dell'outsourcing, cioè le aziende che danno il lavoro del sistemista o il lavoro del programmatore lo danno all'esterno, non hanno a molte aziende una struttura informatica molto grossa internamente, ma preferiscono delegare. Questa forma è sia quella individuale del libero professionista, soprattutto adesso c'è molto lavoro nella gestione, per esempio, data officer, per quanto riguarda per esempio il problema della privacy, c'è un molto lavoro anche come libero professionista programmatore e così via. Una cosa che mi piace dire, perché anche qui c'è un'informazione che non è ben conosciuta da tutti, dice no, ma io voglio fare l'ingegnere informatico. Bene, iscriviti a informatica al Dipartimento di Matematica e Informatica e sei un ingegnere informatico. Cioè, che cosa sto dicendo? Sì, come ben sapete, non è che laurearvi in giurisprudenza vi trasforma in avvocati. Laurearvi in ingegneria informatica o in informatica trasformata, attivare questa cosa, un laureato ingegnere aver superato un esame di Stato. La nostra laurea dà accesso agli esami di Stato per ingegnere informatico. Io, per esempio, sono laureato in informatica, ma sono un ingegnere informatico perché ho sostenuto l'esame di Stato. Questa è un'informazione che non tutti conoscono, perché soltanto si fa per dire dal 2004 che questa cosa è possibile. Normalmente, se vi laureate in una qualsiasi, se vi laureate in ingegneria informatica, si pensa quello è un ingegnere. No, ingegnere informatico è colui che ha superato un esame di Stato, altrimenti c'è il reato di utilizzo abusivo del titolo professionale. Quindi i nostri laureati diventano ingegneri informatici nel momento in cui sostengono l'esame di Stato. Ecco, vedete, la legge era del 2001, mi ero sbagliato. Quindi chi è in possesso di laurea magistrale informatica può sostenere l'esame di Stato per l'iscritto alla sezione A. E la sezione B è quella dei cosiddetti ingegneri informatici junior, a cui si possono iscrivere i laureati triennali. Qual è il vantaggio di questa cosa? Vabbè, il titolo di ingegnere, ok, ma anche il vantaggio, per esempio, di essere abilitati ufficialmente a firmare dei progetti per le pubbliche amministrazioni o, per esempio, firmare dei collaudi. I sistemi informatici, esattamente come tutti gli altri sistemi, specialmente quando vengono installati in pubbliche amministrazioni, devono essere collaudati e un ingegnere informatico è colui che è abilitato alla firma. Quindi la nostra laurea dà pieno accesso all'esame di Stato. Un'altra piccolissima cosa, alumni.
Chi sono gli alunni? Sono i nostri ex studenti, tra virgolette, eccellenti. Ora, non sono quelli che vi faccio vedere, non è detto che siano i più eccellenti. Abbiamo, come si dice, tanti ottimi professionisti con qualifiche, diciamo, non così eclatanti o così appariscenti, però mi piace farvi vedere, come dire, una piccola carrellata di nostri ex studenti che ovviamente ci hanno dato il permesso di far vedere questa cosa. Questo è Simone Brunozzi. Per esempio, Brunozzi è stato un evangelist, senior technology evangelist per Amazon Web Service fino al 2014 e attualmente dal 2016 lavora in VMware. Forse non sapete cos'è VMware, però ve lo dico, VM sta per Virtual Machine, è una delle aziende mondiali maggiori produttori di macchine virtuali. Vabbè, se volete sapere cos'è una macchina virtuale, iscrivetevi al nostro corso. Bravo. Zizza Mia è Web Tech Lead a Coinbase.com, è una delle società che ha cominciato a produrre valute digitali e lavora a San Francisco in California. Un'altra di cui si parla spesso di gender gap, no? Del problema le donne nell'informatica. Devo dire che è un po' strano in Italia, per esempio all'estero non è assolutamente così, ma ci sono poche donne all'università. In realtà, se andate negli ambienti di lavoro informatici, è pieno di donne che magari vengono dalla fisica, vengono dalla matematica e si sono riconvertite all'informatica. Marina Latini è presidente della, è stata chairwoman, come si dice, la donna della sedia, la presidente della Open Document Foundation, credo che lo sia ancora. È quella che la Open Document Foundation ha prodotto LibreOffice. LibreOffice è il concorrente gratuito di Office. Chiaramente Marina è entrata in LibreOffice successivamente, non è che ha fondato LibreOffice, altrimenti. Però sicuramente ha una posizione, come diciamo, outstanding. Questo è Paolo Mengoni. Paolo Mengoni è un nostro dottorando abbastanza recente, si è dottorato l'anno scorso, anche se qui c'è scritto 2018, e attualmente, per esempio, lui è un ingegnere informatico, ma poi ha usato il suo dottorato di ricerca per andarsene a lavorare alla Hong Kong Baptist University, dove lavora dal settembre scorso. Ok, questi sono i due indirizzi che non è così difficile trovare, anche perché sono i nomi delle persone, io e il professor Tasso, che abbiamo, diciamo, parlato. E vi ringrazio per l'attenzione. A questo punto abbiamo, come si dice, il question time. Grazie tanto al nostro presidente del corso di studi. Molto molto interessante, esaustiva anche la presentazione. Allora, adesso io volevo presentarvi, voi vedete che in questo momento sono presenti come relatori altre persone. Le persone in particolare sono il professor Francesco Santini, la professoressa Valentina Poggioni, che sono anche loro a disposizione per rispondere a domande fatte da voi. Poi abbiamo anche vedete la professoressa Valentina Poggioni, Francesco Santini, il professor Santini. Poi abbiamo due studenti, un dottorando, Giulio Biondi, già laureato magistrale da noi, triennale magistrale e adesso dottorando. Buonasera. Ecco il nostro Giulio Biondi e uno studente della laurea magistrale, Federico Sabatini. Buonasera. Tutto questo è un team proprio per voi, a vostra disposizione, per rispondere a tutte le vostre domande. Io, prima di passare la palla proprio a voi, volevo dare un'ulteriore informazione, che è un'informazione trasversale proprio a matematica e a informatica, ma può essere utile, di solito è un'informazione che chiedono. Allora, condivido semplicemente questa slide,
No, ho sbagliato, forse sì. Eccolo qua, perfetto. Allora, questa slide riporta vedete, il percorso che i nostri amici matematici faranno dal 14 al 25 settembre 2020, penso molto probabilmente al 100%, insomma all'80% probabilmente in maniera telematica, quindi con la modalità, ecco, di didattica online, e non quindi nella classica nostra bellissima aula A2, che è un'aula molto, molto ampia, molto bella da vedere, ma insomma, vedremo come proseguirà questo Covid. Comunque sono 10 lezioni da 2 ore ciascuna, e sono previste dal lunedì al venerdì, in cui si ripassa la matematica delle superiori. Si parte dalle equazioni di primo e secondo grado, geometria analitica, funzioni esponenziali, logaritmi e trigonometriche, elementi di logica. Perché tutto questo? Perché i primi di, allora, di ottobre, in genere, visto che matematica lo farà il 7, noi, quasi sempre il 2 o il 3, insomma i primissimi giorni di ottobre noi facciamo un test di autovalutazione. Il test di autovalutazione non ha assolutamente, non è un test di ammissione, non ha assolutamente vincoli in tal senso, ma è un'autovalutazione per vedere se voi siete veramente a che livello siete, specialmente appunto nella matematica, nella logica, eccetera. Quindi, e se siete, diciamo, portati anche, no? Potete fare anche un'idea, è un'autovalutazione proprio. Comunque, appunto, noi mettiamo a disposizione anche questo precorso in preparazione proprio del test di autovalutazione stesso. Ecco, poi, giusto per, ecco, non dimenticate di visitare il nostro sito, perché lì troverete anche dei video che vi volevo far vedere, ma già ho visto che c'è qualche problemino, quindi vi lascio a voi proprio di visitare il nostro sito del DMI. In particolare, sotto il corso di studi in informatica, troverete altri dettagli, e all'interno trovate dei video molto, molto interessanti, molto carini anche, che potete visitare da soli. Detto questo, lascio la parola agli studenti. Allora, io faccio la prima domanda da studente. Non sono uno studente, naturalmente, però è una domanda che hanno fatto già a matematica, e vorrei rivolgere ai nostri professori. Un punto di debolezza del nostro corso e un punto di forza. Tirate fuori la debolezza e la forza. La debolezza me la posso dire io, qualche volta, insomma, qualche aula non è proprio, eh? Va bene, però diciamo così, dite voi. Iniziare? Vai te, Sì, Valentina, vai. grazie Valentina. Ah, secondo me un punto di forza è proprio la disponibilità dei docenti, e sicuramente il fatto che proponiamo corsi che sono molto, molto attuali, che seguono i trend più recenti nel settore. Cioè, faccio l'esempio: i nuovi corsi che abbiamo messo proprio per la triennale di intelligenza artificiale e cyber security, direi che sono sicuramente un punto di forza, che mostrano palesemente quanto ci teniamo ad essere sulla cresta dell'onda, insomma, insegnare cose nuove, cose che i mercati chiedono e cose anche molto interessanti. Grazie Valentina. La debolezza però la lasci a Francesco, no? Ah. Un compito ingrato mi ha toccato. Ma io sono d'accordo con quello che hai detto te, Sergio. Forse le aule, quelle più grandi, non sono bellissime, ma diciamo che comunque poi abbiamo anche dei laboratori dove gli studenti possono studiare, scrivere programmi, stampare con le dispense. Insomma, direi che ci sono anche delle aule proprio da informatici, insomma, quindi su quello rigiro la frittata in questo senso, No, sulle certo, aule. anche ci sono delle, sì, condivido, ci sono anche delle zone di studio anche inaspettate nel vari dipartimento, all'interno del dipartimento, ma anche via il CD sotto, che è vicinissimo a noi, c'è anche un'aula aperta anche per lo studio, ci sono vicino alla mensa universitaria. Questo anche è un punto di forza
forza che è vicinissima a noi, quindi i nostri studenti hanno tanti servizi. Comunque lascerei la parola a loro sicuramente, quindi prenotatevi sulla chat per poter fare domande. Quindi da ora è aperta nella chat, potete magari, il primo può anche direttamente prendere la parola, direi. Se c'è qualcosa, non abbiate timore, tanto qui siamo tranquilli, no? Anzi, siamo qui tutti per voi, per rispondere alle vostre domande, per chiarire qualcosa che magari ci è sfuggito, quindi non abbiate nessun tipo di timore a fare domande. Se qualcuno degli studenti anche oppure il dottorando vuole dire qualcosa della loro esperienza all'università, quindi nostra, al nostro corso di laurea in informatica, è ben accetto, in ogni momento potete intervenire se vedete che non fanno domande. Ok, vediamo un attimo. D'accordo, se fanno domande. Esatto. Ecco, Giulio, comincia pure tu, dimmi qualcosa. Allora, per quanto mi riguarda, ormai sono un po' di anni che sono dentro il dipartimento, prima facendo tutta la trafila, e fino ad arrivare al dottorato, appunto, che terminerò quest'anno. E, beh, diciamo che una ragione per cui sono rimasto c'è, più di una ovviamente, ma la cosa principale che ho trovato, che è già stata evidenziata prima, è la grande disponibilità. Il fatto di non essere un dipartimento di grandissime dimensioni permette sicuramente agli studenti di avere un'interazione migliore con i docenti, quindi è anche più facile che uno studente riesca a orientarsi e a capire meglio qual è la parte dell'informatica in particolare, perché possiamo seguire diverse vie, quindi chi va verso la sicurezza, chi va verso le reti, chi va verso l'intelligenza artificiale, e diciamo questo dialogo semplificato con i professori, perché proprio perché è più diretto, forse ci aiuta a orientarci meglio, a capire meglio qual è la nostra passione, quindi questo devo dire che secondo me è la cosa più importante, almeno quella che ho incontrato io in questi anni. Grazie Giulio, grazie tante. Se vuole dire qualcosa anche Federico. Eccomi. Ciao, sono Federico Sabbadini e sono all'ultimo anno della magistrale. Come hanno già detto gli altri, comunque i pro e i contro sono sempre quelli. Ce ne stanno moltissimi, però sarebbe praticamente impossibile elencarli tutti. Però vorrei dire una cosa riguardo le aule. Anche se hanno detto che sono scomode alcune e tutto, diciamo che comunque noi abbiamo il vantaggio che a me non mi è mai capitato, e anche andando a guardare gli anni passati, che io comunque sono 5 anni che ci sto, in 5 anni non mi è mai successo, di avere gente in piedi durante la lezione. Magari tantissimi altri dipartimenti come giurisprudenza, economia, ci sono lezioni dove la gente sta in piedi, non c'è posto a sedere. Le nostre aule magari saranno, alcune saranno fredde, alcune non prenderà wifi, però tutti questi problemi, ma non ci sarà mai problema di posto. E poi vabbè, il pro ovviamente sono i professori, che sono molto 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 alla mano, oltre che disponibili. Ecco la professoressa Poggioni che è subito contenta, perché comunque c'è un rapporto veramente, almeno magari con qualcuno, certo non è che tutti i professori sono tutti, diciamo, amici, ecco, sono magari c'è un rapporto un po' più distante, però alcuni professori proprio, almeno con me, si è creato proprio quasi un rapporto d'amicizia. Una cosa un po' particolare, Adi, perché comunque sono uno studente, mi manca poco per laurearmi, però io ho avuto questa bellissima esperienza, sono molto soddisfatto di questa scelta che ho fatto. Grazie Federico, grazie. Anche noi di averti come studente, sicuramente. Bene, allora non lo abbiamo pagato, diciamo. No, è spontaneo. Sì, la cosa. Sì. Io posso dire una cosa su quello che ha detto Federico, più che un rapporto di amicizia è un rapporto di stima, no? Nel senso che se c'è uno studente bravo che comunque si impegna nei progetti, che partecipa in questo caso alle attività di dipartimento in generale, è comunque un rapporto di fiducia e di stima che si crea tra gli studenti.
Quindi bene, mi fa piacere che abbia detto questa cosa, perché comunque ci sono tanti nostri studenti che danno una mano nel fare tante cose, quindi si crea quel rapporto in cui gli studenti imparano dai docenti, ma i docenti imparano altrettanto dagli studenti, perché comunque anche nel mondo dell'informatica c'è sempre tanta innovazione, no? Stare dietro sempre all'ultima tecnologia, a volte è lo studente che la suggerisce al docente piuttosto che altrimenti, insomma. È bello, insomma. È verissimo, molto bene. Allora, direi che è l'ora dello studente adesso. Qualche studente si deve fare forza e fare qualche domanda. Vediamo quali sono le vostre richieste. Qualche domanda, qualche dubbio? Nessuno interviene? Quanti siamo? No, ci sono 31 studenti, quindi penso che qualcuno potrà chiedere qualcosa, no? Abbiamo parlato molto, lasciamo un attimo di silenzio così magari sì, hanno possibilità. Buonasera, potrei fare una domanda? Magari, certo. Grazie. Dici come ti chiami? Il mio nome è Nikifor Gabriel. Okay. E avevo una domanda cioè a grandi linee, la differenza tra questo corso di informatica e il corso di ingegneria informatica. Chi risponde? Sergio, io, te? Allora, io do una risposta sintetica, poi gli approfondimenti li fate voi. Allora, tendenzialmente il corso di ingegneria informatica è rivolto all'hardware, a costruire il computer, ovvero sia l'ingegnere informatico tendenzialmente ha come punto di riferimento l'hardware, cioè costruire un nuovo computer. Noi gli ingegneri ce lo costruiscono e lo usiamo per costruirci sopra un mondo veramente. Quindi il software, noi siamo, il nostro punto di riferimento è il software. Il loro, diciamo, un mix tra hardware e software, può essere anche il software di base, può essere anche cose, acquisizione dati attraverso linguaggi particolari, però diciamo che lo scopo è diverso, leggermente diverso. Io, questa è la prima enorme differenza, però poi qualcun altro può intervenire. Vado io, Sergio, concordo, ok? Quindi fondamentalmente se noi in informatica abbiamo più esami per esempio di programmazione rispetto a ingegneria, se vedi già al primo anno ne abbiamo due, quindi siamo un po' più orientati, e poi c'è programmazione 1, 2 e poi anche quello al terzo anno, un corso di base di dati, siamo un po' più orientati alle applicazioni che girano sul computer rispetto all'ingegnere che forse ha più corsi di elettronica e corsi più orientati all'hardware. Quello è la grossa differenza. Quindi se vi piace programmare, se vi piace più la parte algoritmica, quindi diciamo tra virgolette matematica, diciamo tirare fuori un algoritmo che risolve un problema, probabilmente abbiamo più corsi che vi danno una mano in questo senso. Se siete più interessati alla parte hardware, la componentistica elettronica e ingegneria, probabilmente è più orientata su quello. Spero che abbiamo chiarito allo studente. C'è qualche altra domanda? Comunque sull'orientamento ci sono tutti i piani di studio con tutti i programmi, potete vedere anche le differenze appunto che diceva appunto il professor Santini. Proprio le differenze emergono dal programma. Se voi andate a vedere i vari corsi proposti da ingegneria informatica rispetto a informatica del Dipartimento di Matematica e Informatica, emerge proprio, insomma, questa caratteristica che diceva il professore, quindi vi consiglio di
di andare sui siti ufficiali anche per vedere i vari programmi. Ho una domanda anch'io. Benissimo. Riguarda più che altro l'iscrizione, ci sono delle scadenze da rispettare, in caso come si fa? Allora, questo posso rispondere io, ma c'è anche forse probabilmente Valentina Cera, comunque la dottoressa Cera, non so se è presente adesso in questo caso, ma comunque... Sì, ci sono. Perfetto, se mai intervieni se dico cose non appropriate. Okay. Allora, in genere la scadenza per l'iscrizione è verso il 20 di ottobre, quindi avete l'opportunità di testare, di assaggiare un pochettino le prime lezioni già ad ottobre, quindi i precorsi che iniziano a settembre, il test dei primi di ottobre, cominciamo le prime lezioni del primo anno, incontrerete Francesco Santini subito che vi accoglie, penso ai primissime lezioni, e quindi poi vedete un po' come vi trovate e potete iscrivervi senza nessuna mora entro il 20 di ottobre. Il 23, quest'anno, per quest'anno accademico è il 23 ottobre, in quanto le immatricolazioni si apriranno il 3 agosto, in base ai giorni festivi, insomma, è posticipato di qualche giorno per quest'anno accademico, quindi dal 3 agosto al 23 ottobre. Grazie tante, dottoressa Cera, perché in effetti appunto questa è un'opportunità che secondo me è da sfruttare. Sicuramente venire appunto alle prime lezioni, vedere di che si tratta, perché io mi ricordo quando facevo io informatica a Pisa, la prima lezione il professore ci ha accolto e dice: se qualcuno pensa di essere a un corso di giornalismo, perché si chiamava scienza dell'informazione anche, era un po' un nome un po' particolare, informatica prima, e si diceva: se qualcuno pensa di essere a un corso di giornalismo, quella è la porta, cioè nel senso che bisogna anche avere un orientamento. Adesso i ragazzi sono molto più orientati sicuramente, e quindi credo che voi sapete di che cosa si tratta, però anche questa piccola sottigliezza che è emersa dallo studente precedente, appunto tra ingegneria informatica e informatica, è importante anche per il vostro, diciamo, corso di studi, che poi vi porta al mondo del lavoro, e il mondo del lavoro è una scelta un po' per la vita anche, per cui scegliere un qualcosa che piace e farlo con entusiasmo è la cosa più bella che può capitare, insomma, secondo me. Perfetto, grazie. Altre domande? Nessuna domanda? Per esempio, la dottoressa Valentina Cera è qui, anche per rispondere a domande sui servizi offerti dall'Università degli Studi di Perugia. Ci sono dei servizi importantissimi per lo studente. Abbiamo già parlato della mensa universitaria che è accanto a noi, ma c'è l'ADISU, ci sono tante altre cose che offrono alloggi, offrono servizi molto molto importanti. Quindi se c'è qualcuno che ha anche dei dubbi, non soltanto sul corso di laurea, ma anche sul fatto di venire all'Università degli Studi di Perugia piuttosto che a andare a Milano, a Roma, a Pisa, a Firenze, eccetera. Ecco, perché Perugia rispetto ad altre sedi? Ecco, anche questa è una domanda importante. Il professor Milani penso che ha già spiegato esaustivamente questa cosa, perché noi abbiamo un rapporto studenti-docenti ottimale, direi, e così ce l'ha anche detto anche proprio Giulio, il dottorando, in maniera diciamo convincente, però io credo che sia importante anche chiedere anche altri aspetti più organizzativi, anche sugli alloggi, su qualsiasi altra cosa che vi viene in mente, ecco. Sì, non so se hanno domande, ecco, sulle borse di studio, sugli alloggi gratuiti, insomma, posso soltanto dire che per quanto riguarda le borse di studio e gli alloggi sono tutti servizi gestiti dall'ADISU, quindi l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, che ogni anno pubblica un apposito bando di concorso nel mese di luglio e con scadenza agosto, quindi è necessario fare istanza online in questo arco temporale presente nel bando.
E le borse di studio vanno in base al reddito e al merito, quindi insomma poi bisogna guardare i requisiti descritti nel bando. E tutto reperibile sul sito dell'ente, quindi su www.adisu.umbria.it, mi sembra che è il sito dell'Adisu, quindi possono andare a vedere questo sito. Grazie tante alla dottoressa Cera. Non ci sono altre domande, ragazzi? Io ne avrei una. Magari. Prego. È inerente al corso di cyber security. Sì? È più orientato a magari uno studio teorico o più pratico? Magari un 50-50, non so, mi incuriosisce abbastanza. Francesco Santini, è per te. Vado io. Allora, oltre a tutte le attività che aveva ricordato anche il professor Milani prima nella sua introduzione, gli hackathon, ricordatevi sempre che abbiamo un sacco di attività in più se le volete fare, ok? Non vi annoiate se volete fare qualche cosa in più. Oltre a quella organizzo col professor Bistarelli tutti gli anni un Cyber Challenge, che è un programma nazionale organizzato da, quest'anno erano 20 università in Italia, quindi sono delle lezioni in più, okay? Anche queste sono in più, le lezioni in questo caso sono giovedì e venerdì, fuori dalle altre lezioni, quindi non in concomitanza per potervi far frequentare le une e le altre se volete, e è fondamentalmente quasi tutta pratica, okay? Quindi ci sono, se sei già un po' interessato, varie CTF da affrontare. CTF sta per Capture the Flag, dove si cerca di catturare la bandiera dell'avversario fondamentalmente, quindi è un programma di 40 ore in più, tutto pratico di cyber security. Solitamente, è sempre stato così, sarà anche l'anno prossimo, è nel mese di, sono marzo, aprile e maggio, okay? Quindi tutti marzo, aprile e maggio, 40 ore distribuite in questi tre mesi, dove è fondamentalmente quasi tutta pratica. Okay? Grazie mille. Prego. Grazie al professor Santini. C'è qualche altra domanda? Prof. Sì? Sono Giulio. Nel mentre che magari si pensa a qualche altra domanda, mi piaceva fare una precisazione, o meglio, un'aggiunta a quello che è stato detto, che ricorre spesso durante l'orientamento. Le possibilità di internazionalizzazione, che ha spiegato il professor Milani, quindi Erasmus, accordi quadro, non le vedete come delle cose distanti, ma sono possibilità estremamente concrete, specialmente per un corso di laurea come quello in informatica, dove nonostante la triennale sia in italiano, volente o nolente, chiunque si trova ad avere a che fare da subito con la lingua inglese. Quindi se magari all'inizio in alcuni casi può rappresentare un piccolo scoglio, questo d'altra parte ci garantisce una libertà enorme, quindi possiamo andare per studio e per lavoro, e durante anche proprio il nostro percorso di studi, dovunque. L'internazionalizzazione ce l'abbiamo sostanzialmente gratuita, quindi per noi è molto facile spostarsi e fare esperienze all'estero, ecco, è una possibilità molto concreta. E Giulio, penso che tu sei proprio la testimonianza di questo. Dove sei stato tu? Raccontaci. Ho passato un anno a Cracovia, ecco. E poi due esperienze ad Hong Kong nell'ambito del programma che citava il professor Milani. Quindi, ma diciamo, molti altri nel dipartimento hanno storie simili, quindi ecco, sono possibilità veramente concrete e che se vi iscrivete dovete assolutamente provare. Grazie Giulio, grazie veramente della tua testimonianza. Altre domande? Nessuna domanda? Nessuno si fa
al coraggio, oppure è tutto chiaro, può darsi anche. Sì, io avrei una domanda per gli studenti. Ah, benissimo. Volevo chiedere, dopo aver frequentato le superiori, cosa vi ha ispirato e quindi indirizzato a conseguire questo corso di laurea? Allora, o Giulio o Federico, siete invitati a rispondere. Posso rispondere anche io. Allora, diciamo che io comunque sono sempre stato appassionato di informatica proprio da 13 anni. Da quando avevo 13 anni già avevo praticamente imparato a programmare. Poi vabbè, ovviamente all'università ho imparato come si programma, non solo a scrivere 4 righe di codice e farle funzionare. Però, diciamo, ho sempre avuto questa passione, quindi diciamo sono un po' di parte nel dire perché ho scelto questa università, piuttosto che magari andare economia o giurisprudenza. Mi è sempre piaciuto e basta. Però diciamo che comunque, perché magari sono affascinato dai computer, questo posso provare a spiegarlo. Diciamo che a me piace, sono uno smanettone, piace più che altro personalizzare qualsiasi cosa possibile, nel senso magari anche solo per dire una cosa che ho fatto l'altro giorno, no? Facebook non ha la modalità dark, non ha la modalità scura. Io cosa ho fatto? Ho messo uno scriptino dentro un'estensione che in automatico mi inietta del codice per farmelo diventare in modalità scura. Sono smanettone di questo tipo, quindi non potevo sicuramente andare ad altre facoltà. Va bene, lui è un caso particolare, direi. Però sono venuti da noi anche studenti, lo dico a tutti, lo dico perché sennò si spaventano, probabilmente se non siamo smanettoni come lui dice, allora non fa per me. No, sono venuti studenti anche dal liceo classico e hanno fatto un percorso ottimo, direi, ottimo. Quindi, io ho fatto ragioneria comunque, quindi ecco, siamo lì. Quindi non è necessario, non è una cosa, come diceva il professore, anche Milani, non è necessario essere smanettoni. Certo, l'interesse può anche portare avanti, anche nello studio, con un certo entusiasmo, anche di più. Però, posso aggiungere una cosa? Sì, Valentina. Una cosa a cui molto spesso non si pensa è che l'informatica ha anche a che fare con la creatività. Nel senso, saper disegnare, faccio per dire, progettare delle buone interfacce grafiche o un buon software è molto spesso una caratteristica che distingue il software di successo da quello che fa più o meno le stesse cose, ma che non presenta le stesse caratteristiche da un punto di vista grafico, per esempio. Quindi uno non ci pensa, ma la creatività è una componente molto importante. Io per esempio mi occupo di intelligenza artificiale, sia nella creatività per trovare la soluzione dei problemi, sia la creatività nel poi progettare le cose in maniera più funzionale, più efficiente, più bella. Posso confermare questa cosa, nel senso che la creatività appunto non è solo creatività artistica o grafica. Quella sì è una componente importante che fa parte, per esempio, oggigiorno si parla molto di user experience, l'esperienza dell'utente, design delle progettazione delle interfacce, sono una delle componenti. Poi mi piaceva anche aggiungere questa cosa per gli smanettoni, cioè non è che lo smanettone non deve fare informatica, la deve fare perché deve diventare un professionista, deve passare, come dire, dall'altro lato, però anche la persona semplicemente creativa. Pensate, come si dice, i matematici sono in grado di costruire un modello matematico, concepire delle regole, delle cose che non esistono. Gli informatici non solo fanno questo, ma sono capaci di dargli corpo, un corpo software virtuale, però sono capaci di rendere visibile queste idee creative che potete avere. E è una cosa molto molto bella, insomma, quando non è una cosa diciamo freddamente numerica. Una cosa mi piaceva sottolineare, per esempio, ora dico una cosa semplice ma tutti non ci pensano, no? Io adesso mi sono messo lo sfondo virtuale dietro, e far apparire uno sfondo virtuale è una cosa che richiede tecniche di intelligenza artificiale, perché non è semplicemente mettere una foto dietro, questa non c'è fissa, deve, voi sapete, vediamo la condivisione dello schermo della slide. Prova, puoi condividere, togliere la condivisione.
Sergio? Sergio? Ok. Ora non so se parlando mi vedete, io vedo voi, sì, però sì, ora ti vediamo. L'idea è quella che far apparire uno schermo virtuale dietro non è assolutamente banale, non è alla portata del programmatore smanettone, cioè è alla portata del programmatore smanettone scaricare del software che lo fa, ovviamente, ma creare questa cosa è assolutamente non banale perché serve di distinguere tra primo piano, background e sostituire i punti giusti. Potete, che ne so, vedere, ecco, guardate la mia spalla, no? Vedete che non è perfetto questo software qua, no? Però usa delle tecniche di intelligenza artificiale o comunque delle tecniche di programmazione avanzate di elaborazione dell'immagine che non sono alla che richiedono lo studio fondamentalmente. Ok. Finito. Grazie al professor Milani. Tra l'altro, grazie anche alla professoressa Poggioni perché ha dato proprio anche lo stimolo a un'altra osservazione. Noi siamo all'interno del PLS, il Piano Nazionale Lauree Scientifiche, speriamo di rientrare anche quest'anno. E uno dei punti che ci è stato richiesto proprio a livello nazionale per tutte le lauree in informatica è l'incremento della quota rosa degli studenti. E la quota rosa è proprio, cioè le studentesse possono secondo me offrire quello che diceva, questa creatività che anche l'uomo ha chiaramente, anche assolutamente, ma che le donne hanno in una forma superiore, secondo me. Quindi sono convinto che avremo bisogno di molte dell'apporto femminile anche nel nostro corso di laurea, sempre di più. Grazie. Ci sono altre domande? Siamo arrivati alle 6, il nostro tempo è finito, ma insomma noi siamo anche a disposizione se volete rimanere. Spero che sia stata una cosa interessante. Vi consiglio di visitare il nostro sito e lì troverete tutte le informazioni che magari anche più pratiche, i programmi dei corsi. Se c'è qualsiasi problema trovate anche i nostri indirizzi di posta elettronica, quindi potete scriverci sia a me che al professor Milani, assolutamente siamo sempre a disposizione, così come gli altri professori che avete incontrato, che fanno tutti parte del gruppo di orientamento, quindi li ringrazio tutti veramente per la vostra preziosa collaborazione. Se c'è qualche domanda ancora, se no vi saluto e speriamo di rivederci presto al nostro corso. Speriamo di vedervi in aula anche, ma comunque, come diceva Milani, se no in un'aula virtuale. Arrivederci. Grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Applauso vero, non virtuale. Applauso vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie, ciao.